Probabilmente non si riflette a fondo sul fatto che esistono due chiese cristiane importanti che si trasmettono dall'antichità, ovvero sia dalla nascita. Occorre dire che a Roma esistono ancora e tuttora una serie di chiese in cui di basiliche in cui si recitano e si tengono messe cantate anche quasi sempre secondo il rito ortodosso, e guarda caso sono le due fra le più antiche basiliche che esistono nel Foro Romano. Ora, cioè quella a cui abbiamo assistito, siamo andati più di una volta anche a sentire dei concerti pomeridiani. Ah sì, quella è Santa Maria in Cosmedin. Esattamente, in Cosmedin, con ovviamente una piccola dentellata, la bocca della verità, che è la bocca della verità. Lì c'è l'antico chiusino dell'epoca costantiniana o giù di lì, dove appunto la gente va mettendo la mano con diciamo l'ipotesi di essere morsi se uno dice le cazzate. In realtà è un chiusino della clavica massima, e uno da dietro gli tagliava le dita. No, ma la cloaca massima passa proprio lì dietro. Esattamente. Quindi probabilmente è uno dei chiusini della cloaca massima. Non a caso sta sotto l'amministrazione comunale, più cloaca massima di così, dove la trovi? No, ma le antiche gestioni facevano le cose bene per la cittadinanza. Nerone ha bruciato Roma per farla in muratura, in cemento, calcio e cemento quel e travertino. Quel po' di responsabilità che lui ha avuto, il resto ci hanno pensato gli speculatori, certo, che conosciamo molto bene. Certo. Quindi quando uno mi racconta della chiesa di Roma, io penso a quella, perché quella è quella originale e che non è cambiata mai, non è che cambiano il Pater Nostro, oppure la Madonna diventa scesa in cielo, o sì o no, un po' sì, un po' no, fino al 1950 si sapeva se era scesa o non ascesa. E loro invece hanno detto no, è una donna con tutti i crismi e le virtù e le grandi vizi di una donna. Ed è vero, ed è lì la concretezza del messaggio che può rimandarti anche nei secoli la propria imperturbabilità, sì, inattaccabilità. Infatti, non a caso si riallaccia appunto al concetto di mater matuta. Bravo, di epoca romana e ancora precedente. Prisca, certo. Cioè, ricordiamo, mater matuta era già onorata nell'epoca del bronzo, in giro per tutto il Mediterraneo. Ricordiamo. Le immagini della Madonna sono rifacimenti delle immagini di mater matuta. E di Iside. Cioè la madre delle madri. Sì, e lei è la stessa cosa, concettualmente. La donna acquista la sua valorizzazione con la nascita del figlio. E vedi caso, mi dispiace per loro, ma in effetti non so fino a che la Chiesa continuerà su una certa linea, perché mi aspetto che la Chiesa crolli su se stessa. Succube della cultura LGBT, è probabile che creerà una nuova Madonna con due davanti. Due cassi, un ermafrodita. Esatto, ma con un Cristo ermafrodito che sta lì a mostrare le sue bellezze. Ripetiamo. Io ho conosciuto un ermafrodita. E anch'io l'ho conosciuto. A 40 anni si è suicidato, poveraccio. Era più femminile che sì, maschile. Sì, io me lo ricordo benissimo. Era uno che abitava da queste parti. Quella che conoscevo io era... abitava più o meno dove andiamo noi da Carabinieri, in quella zona lì, sì, e come attività faceva la fotografa. E questo qui che dicono era più femmina che maschio, ma poi si diceva che appunto era una femmina che aveva il pisellino. Sì, infatti. O la fava, come vuoi, a seconda di come la vuoi chiamare. Allora, dicevo, non a caso questa chiesa si chiama ortodossa. Perché cosa significa ortodossa? Quella che si lega all'ortodossia. Ortodossia. Cioè la vera, autentica dottrina cristiana. Ma su queste cose non ci vogliamo soffermare, perché
e diventerebbe un grandissimo casino. Significa cementata, sì. Significa incontrovertibile, cioè praticamente blindata, ecco. Vabbè, l'idea di blindata è il concetto. Ma no, ma proprio ortodosso, sì. Ossia, è appunto blindatura. La blindatura, vabbè. Ecco. Tant'è vero che noi parliamo appunto di carri armati ortodossi, perché sono carri armati blindati, dove siano blindati non lo so, ma comunque sia, sì. Trapassabili anche da qualche Panzerfaust o bazooka, che dir si voglia. I Panzerfaust erano meglio, perché avevano la cava. Cioè e il proiettile cavo. E quando te sparavano col Panzerfaust? Arrivava fino a 5000 gradi la temperatura, quei poveracci che stavano dentro. E li cuocevano istantaneamente. Peggio che qui, che la calore che abbiamo qui. Allora, l'altro ieri 48,8 ha fatto a Catania. La più alta temperatura mai registrata in Europa. Sì, ma magari erano i termometri sballati. Che si erano sballati. Vabbè. A giustificazione ovviamente dei comportamenti di lor signori, perché sappiamo perfettamente, adesso le notizie sono trapelate, che gli incendi, vedi caso, in Puglia non ci sono mai. No, ci sono quelli per bruciare le stoppie, sì, esattamente. Sotto controllo. Esattamente, in Campania non ci sono, e su, ti immagini, nelle Marche, negli Abruzzi, proprio non ci sono, evidentemente... C'è una caratteristica in quei posti per cui chi comanda, e lo sappiamo molto bene, non è lo Stato italiano. Va bene così? A parlare poi della, vogliamo dirlo perché mi viene in mente, della Calabria, che ha il maggior numero in assoluto di guardie forestali. Il tentativo, e adesso sono diventati carabinieri, eh? Appunto, è stato il tentativo dello Stato di controllare le guardie forestali, che le ha fatte diventare carabinieri, ma non serve, non è servito, perché gli incendi ci sono stati lo stesso. Ciò detto, ripetiamo il discorso fondamentale, perché ortodossia? E perché l'ortodossia è caratteristica di una chiesa, che è la chiesa orientale, non è quella occidentale. Perché lì c'è una storia... La Maronita. Tu hai fregato. No, la Maronita è quello dei due Maron. Vabbè, no, è vero. Comunque anche loro sono ortodossi. Esattamente. Ricordiamoci che in Abissinia, in Etiopia, sì. In generale, la popolazione è cristiano-maronita. Esattamente. E lì è tutto partito, sicuramente è partito tutto dalla Siria. Da cui, vedi caso, è partito anche San Paolo. Si sono sparsi e ciascuno ha dettato legge. Comunque non è questo il discorso che io volevo fare. Mentre è importante, ai fini delle conoscenze geopolitiche, perché lì la geopolitica si è concentrata di nuovo lì. Oggi poi che gli americani sono stati costretti ad andarsene. Il Levante lì fra... Nicea e analoghe situazioni logistiche è sempre stato un crogiolo di menti, di filosofie, di concetti, di culture. Epicentro del mondo culturale. Perché? Perché lì era da una parte la tecnologia, la conoscenza greca sul lato nord. E sul lato sud-est invece quella altrettanto pregnante della cultura egiziana. Allora, per arrivare alla conclusione... La tolemaica, esatto. Greco-tolemaica, ecco. Se non ci fosse stato Alessandro Magno e quindi la dinastia dei Tolomei, non ci sarebbe stato il tentativo, che poi alla fine è abortito semplicemente perché Roma si è allarmata del fatto che il rischio di un competitore, di un contraltare che partiva dalla stessa area in cui partivano i cartaginesi. Certo, Annibale. Annibal ad Portas. Esatto. Ce l'hanno sempre avuto. Esattamente. Delenda Cartago e Annibal ad Portas. Esattamente, sempre quello. E a tutt'oggi è lo stesso. Tant'è vero che cosa è successo? No, noi oggi siamo in questa situazione, fra l'altro, perché non abbiamo rispettato noi che il mare nostrum è nostrum, esatto. E che delenda Cartago.
perché noi siamo comunque in competizione con gli altri dell'area del Mediterraneo, in particolare quelli del Nord Africa. Ce l'hanno fregato per ovvie ragioni quel controllo tra i francesi. I francesi prima, poi gli inglesi certo. E oggi gli americani. Certo, Malta non sta lì la per caso. Esattamente, la quale non a caso Malta non è stata conquistata secondo il conflitto mondiale. No, aspetta, era uno dei progetti originari, la prima cosa da fare, che è stato, la conquista sì, di Malta. Che e invece non l'hanno mai fatta. Tradito. Non l'hanno mai fatto, hanno fatto un tentativo. Sì. E i nostri sommergibili, soprattutto la decima massa, si è mossa proprio in quel senso. Poi c'è stato il tradimento e tutto il resto. Questo fatto è molto importante perché voglio invitare i nostri amici a riflettere del fatto che... Quale tradimento? Dillo a loro che se no la cosa non... No, vabbè, il tradimento della corona, certo, la quale era troppo legata... Alla massoneria inglese. Alla massoneria inglese per poter permettere, certo, questo passaggio di supremazia nel Mediterraneo. Certo, certo. E la seconda cosa importante che va detta è che non a caso Costantino ha creato un'altra fonte imperiale, perché oltretutto, visto che non sarebbe stato permesso di crearla ad Alessandria d'Egitto, la doveva fare da qualche altra parte per controllare. E l'ha fatta nel posto ideale che poteva esserci. Tant'è vero che con esso Costantinopoli è al centro di una situazione regionale bellissima, straordinaria, una posizione strategica. Ancora oggi, certo. Non a caso la Turchia, che non vale un cazzo economicamente, anche se sta crescendo, però strategicamente ha sempre avuto un ruolo, tant'è la battaglia di Costantinopoli del 1915. La battaglia dei Dardanelli. No, di Costantinopoli, non dei Dardanelli. Che ha coinvolto Churchill, sì, che certo, fu degradato, certo, e mandato a fare il tenente colonnello. Ha preso una legnata lì dai turchi, che però non se l'aspettava mai. Sì, l'ha presa da quello che poi sarebbe diventato Atatürk. È stato un generale geniale. Esattamente. Ha messo sotto scacco il corpo di spedizione anglo-francese, esatto, e l'ha sterminati tutti, ha fatto passare la fantasia. Pur essendo massone. Certo. Allora, dicevamo tutte queste cose perché molto circola ancora attorno a Costantinopoli e attorno a quell'area, non soltanto perché lì si produce petrolio, ma perché è un'area geopoliticamente vasta da cui originano una infinità di eventi religiosi, politici, geostrategici, di tutto e di più. Abbiamo fatto tutte queste considerazioni per arrivare a una strana coincidenza che vi voglio leggere. Qui c'è un articolo. Non a caso l'impero d'Oriente è durato fino al 1453 perché era praticamente impossibile prenderlo. Sì, ma è ugualmente che il fatto che fu preso dalla Turchia, dai turchi, e comunque diventò un epicentro di controllo del Mediterraneo in mano ai turchi fino alla battaglia di Lepanto, però è l'entità geopolitica è quella, certo, che conta. Certo. E non è un caso la presa di Costantinopoli da parte dei turchi, una presa combattuta fino all'ultimo minuto, e avvenne grazie al tradimento dei veneziani, i quali erano lì presenti e non intervennero, creando una situazione che loro credevano... Non intervennero perché avevano preso una barca delle legnate già prima, quindi avevano avevano gli interessi economici. Le legnate l'hanno prese finanziari. La moneta mongola e poi forse anche turcomanna, sì, la stampava Venezia, la coniava Venezia. Esatto, però la botta l'hanno presa dopo. Sì, certo. L'hanno presa dopo, certo, e soprattutto l'hanno presa a Cima, esattamente, dopo una difesa eroica a Famagosta, che era il fortilizio, certo, di Cipro. Certo. E Cipro era un'isola che... produceva il rame! Lo so, Cuprum, sì. Ecco perché Cipro. Sì. Beh, era importante per il rame, era importante nell'antichità prisca, certo, non dopo, intendiamoci bene. Vabbè, comunque produceva il rame e le miniere di rame c'erano ancora. Sì, ci sono e anche di allume. Sì.
E questo fatto ci sta ad indicare che non bisogna mai mollare la presa con la scusa di un interesse marginale. Se i veneziani avessero portato il loro aiuto, forse non... visto che avevano la sede appiccicata a 200 chilometri. No, era appiccicata l'area di i veneziani e genovesi? Sì, ma sì, l'area veneziana di Costantinopoli era separata. Sì, e dove c'erano i fondaci? Esattamente, gli empori, spieghiamo come stanno le cose. I magazzini, ecco. Era separata, per cui i veneziani riunirono tutto lì, quell'area difesa, e non contribuirono alla difesa delle delle mura di Costantinopoli. Detto questo, io tiro fuori una rivista che è Il Pensiero Mazziniano, eccolo qui. Aspetta, mettiamo un po' più avanti. Sì, voglio. Dove c'è un articolo per noi piuttosto importante, che è intitolato "Siamo gli eredi di Galileo o di Cardinal Bellarmino? Domanda eterna in Italia. La dicotomia fra l'essere o non essere di Shakespeare, to be or not to be, che è fatta appunto non a caso da Shakespeare, che era palermitano, raccontiamolo sempre, che era italiano. Diciamolo sempre, non italiano, palermitano. Allora, siccome questo problema esiste... siccome questo argomento sussiste sempre, e sussiste anche oggi, perché di fronte agli abusi di carattere religioso, pseudotale, legati al terrorismo mediatico, una mentalità che fosse ancora razionale, come è la nostra, reagisce pesantemente, sottolineando che nella situazione nella quale noi viviamo è una situazione politicamente chiara. Come ha dimostrato anche di recente il noto ex dirigente della RAI, Carlo Freccero, che lo ha sottolineato in maniera molto chiara in un articolo, intervista, pubblicata sulla prestigiosa rivista Panorama. Allora, leggiamo questo aspetto che ci interessa e che è un problema che noi rivolgiamo anche ai nostri amici, perché qui la scelta è necessaria. No, non solo, ma anche una non scelta è una scelta. Esattamente. No, se tu non fai una scelta vuol dire che stai con Bellarmino. Certo. È talmente chiaro. È certo. La vicenda è nota. Galileo, trasferitosi da Firenze a Roma, e mi devi anche spiegare perché si è trasferito a Roma. Indovina un po'? Pubblicò nel 1600... Perché da professore all'università, dove era? Di Verona, mi pare. No, non era a Verona. Dove era? È stato a Pisa. Pavia. A Pisa, forse. È stato a Pavia e poi a Pisa. A Pisa. L'epicentro era... Sì, a Pisa. E lui evidentemente era stato già preavvertito di entrare nelle grazie del papato. Ma lui era anche circondato da spie, come al solito, traditori, mentitori, antagonisti in generale. Cioè cristiani nel senso pieno del termine. La vicenda è nota. Galileo, trasferitosi da Firenze a Roma, pubblicò nel 1632 il celebre dialogo sui due massimi sistemi del mondo, nel quale tre interlocutori, Sagredo, Salviati e Simplicio, discutono le ragioni dei sistemi copernicano e tolemaico. Per fare un esempio, ci sono delle tavole rotonde, no? Dove ci sono questi grossi esperti di viruses, di cui uno è Sborione, gli altri come esperto. Si chiama? Tolemasco, uno si chiama Pregnasco, io lo chiamerei Impregnasco, l'altro, ti ho detto, è Sborioni, e ci sono altri che
ci ricordano molto questi tre interlocutori, dove la parte più importante è quella di Simplicio. Simplicio ha condotto lui i giochi, chiaro. Simplicio, detto anche Sborioli, ha promesso che avrebbe vaccinato persino i bambini, i neonati, capito? E allora questo Simplicio, sai che ti dico, che incomincia a correre qualche rischio, perché c'è qualcuno che gli va bene pure. Che fine ha fatto Simplicius? Adesso lo vediamo. Mi ricordo che non ha fatto una bella fine. Vabbè, anche ma lui. Sono due nomi inventati. Certo. Discutono le ragioni dei sistemi copernicano e tolemaico. Oh, ricordiamo che Copernico era un abate, era uno dell'establishment. Ma certo, se no certe cose non lo poteva dire. Tant'è vero che buon Copernico, quando seppe che avevano scaldato un po' i piedi a Giordano Bruno, ha detto cazzo qui, teniamo si spaventò in barca. E non poco. In ogni caso, io allora volevo stava lì in zone vicino al nord, al nord Europa, quindi sì. Più tolleranti, ancora non era nato. In teoria. Sì, non era nato ancora Martin Lutero. Non era nato. C'era, ma insomma. Sì, c'era. Calvino, testa di gente qua. Sì, sì, no, chiedo scusa. Non riuscivo a, sì, a inquadrare. Allora, no, sai che pensavo? Sì. Non a Copernico, a cosa? Newton. No, prima. Tolomeo? No, al prima di. Oddio. Vabbè, comunque. Sì. Veramente, vabbè. Cartesio. Colgo l'occasione per fare presente questo aspetto che è molto importante. Oggi noi stiamo vivendo un tourbillon, cioè un turbine che attraversa un tornado l'umanità, perché sta crollando il vecchio paradigma. No, ma aspetta, e nel vecchio paradigma non è che si è inserito, diciamo, contestualmente, senza lasciare vuoti, un nuovo paradigma. C'è un'atmosfera fatta a bolle. Per cui in un determinato momento, in un determinato luogo, sì, c'è una proiezione e quindi una preminenza di un determinato pensiero e poi conseguentemente, sì, di tutto quello che deriva dal pensiero. O poi successivamente, a distanza di poco tempo o di tanto tempo, o in altro luogo contiguo, avviene una cosa completamente antagonista. Quindi è in un momento in cui veramente c'è un raptus mentale, un raptus sociale, una allucinazione collettiva in cui prevalgono gli umori più ancestrali e non la ragione. E c'è sempre una lotta. Ecco perché la Chiesa cattolica, che è stata il cristianesimo, che è stato gestito dalla Chiesa cattolica fino al cambiamento di paradigma, che è questo: la centralità non è più della terra, ma è qualcosa di differente, e diciamo quello che era andato più in là è stato proprio Giordano Bruno, il quale non a caso è stato bruciato. Gli universi paralleli, detto nel 1594. Noi siamo oggi nella identica situazione, grazie a una cultura alternativa che si è sviluppata e sta pervadendo tutte le menti, quella del post-relativismo einsteiniano e soprattutto. Hanno fatto vedere una bellissima trasmissione, adesso non mi ricordo se Piero Angela o chi. Che faceva vedere i ricercatori del CNN di Ginevra, no? Del sì. CNN del, sì, sì, sì. Del CNR. CNR, no, sì. Non è CNR. Sì. CERN. Del CERN, scusa. Del CERN di Ginevra, che appunto dicevano che il mondo, buona parte dell'universo, è composto di materia che non si riesce a capire come di particelle, come, no, di materia, non di, sì, particelle. Di particelle infinitesimamente più piccole dell'atomo, sì, ma, così diceva, ma creano
un riempimento dell'altrimenti non spiegabile vuoto, esatto, universale, perfetto. Che però è la maggior parte della materia che noi addirittura non vediamo una parte, riconosciamo una parte della materia, ma la massima parte c'è completamente sconosciuta, e soprattutto il comportamento di questa materia c'è completamente sconosciuto, per cui poi avvengono le cose incomprensibili come le visioni, per esempio, certo. Le visioni della Madonna. Certo, le visioni della Madonna, qualunque cosa, anche la più corretta, diciamo, su basi scientifiche anche più fondate, però purtroppo non riusciamo a avere la minima idea di che cosa sia questa compagna, esatto, di viaggio, diciamo così. Questa materia, e sono compagna, quelli compagna che vengono chiamati i post-muoni, come, esatto, detto chiaramente, sì, Piero Angela l'altra sera. Esattamente, esattamente. Allora continuiamo su questo discorso, perché noi vogliamo entrare nel merito. Noi stiamo vivendo in una situazione particolare, come ho detto prima, dove le grandi scoperte mentali più che scientifiche della fisica e della chimica contemporanea stanno scompaginando tutto e creeranno una nuova rivoluzione, così come il cambio di paradigma dell'epoca, parlo della metà del Cinquecento. No, sono rivoluzioni concatenate, a successione, sì, continua. Sì. Vabbè, poi le grandi trasformazioni, poi quelle piccole è un altro discorso, perché le grandi rivoluzioni sono queste, perché sono legate, come dicevo, al cambiamento di paradigma. Creano poi le guerre civili, certo, combattute con grande asprezza proprio tra cattolici. Cominciando da prendere con esempio quella americana. La guerra civile americana è stata una guerra filosofica, concettuale, teologica. Dove hanno preso il potere i protestanti inglesi. Certo. Certo. Ricordiamocelo bene, se esiste, tutte le varie fazioni cristiane, se esistono gli Stati Uniti, certo, ciò si deve al potere assunto dai protestanti, ai Pilgrim Fathers, pellegrini, padri pellegrini, o fratelli pellegrini, anche, giusto, accompagnati agli ebrei tedeschi, perché non dimentichiamo che in quel crogiolo rientrano in maniera molto chiara le immigrazioni degli ebrei tedeschi, certo. Tant'è vero che hanno tutti i cognomi tedeschi, certo, quelli che comandano in America. Certo. Proseguiamo. Galileo Galilei fu indotto, e ha fatto, a mio avviso, ha fatto benissimo, tanto il suo pensiero vale tuttora, quindi non c'era bisogno che lui lo smentisse. Come oggi vorrei fare presente che i grandi e i veri immunologi, i veri creatori e conoscitori dei vaccini, sono tutti contro, a cominciare da Montagnier, a cominciare da Giulio Taro, sono tutti contro questo sistema, ci sarà una ragione, ma sono loro che vinceranno, sono i loro messaggi quelli che rimarranno. No, anche perché poi l'uomo, la teoria si deve sempre confrontare con la pratica, e quindi quando nel momento appunto uno dovrà operare in qualche modo, interagire con questa conoscenza, riscontrerà che quella più funzionale è quella pragmatica, è quella concreta, è quella che dicono i veri esperti, gli altri sono solo marionette, fuffa, pagate dall'industria. Fuffa. Io, allora, questa è la dichiarazione di Galileo Galilei, che è molto bella, è indicativa del comportamento di certi inquisitori che ci hanno comunque lasciato i coglioni. Io, Galileo Galilei, inginocchiato avanti a voi, eminentissimi e reverendissimi cardinali, oggi potresti dire... Bruti bastardi. Sì, ve ne dice eminentissimi direttori marketing delle multinazionali, è la stessa cosa. In tutta la Repubblica Cristiana, perché lì per loro la Repubblica era cristiana, non era. Attenzione, perché è importantissimo. No, ma bello è che c'era il padre, il re sovrano assoluto in una repubblica. Incredibile. Contro l'eretica pravità generale inquisitori, quindi loro sono inquisitori generali contro la cattiveria eretica. Avendo davanti agli occhi miei i sacrosanti evangeli.
quali tocco con le proprie mani e tocco di questi coglioni. Giuro che sempre ho creduto, credo adesso e con l'aiuto di Dio crederò per l'avvenire, che tutto quello che tiene, predica e insegna la Santissima Cattolica ed Apostolica Chiesa. Ha ritardato l'evoluzione della cultura e della civiltà di qualche 1500 anni. 1500 anni ha bloccato l'evoluzione culturale e sociale dell'Europa e del mondo intero, poi dopo successivamente, a danno dell'evoluzione proprio della specie. Esattamente. Perché se noi avessimo avuto le conoscenze che abbiamo oggi, che erano in nuce comunque, all'interno della cultura greca, c'erano, certo che c'erano. L'atomo è stato pensato nel 400 avanti Cristo. Esattamente. Quindi c'erano le basi su cui andare, e invece ci hanno castrato un'evoluzione socio-culturale e quant'altro. Per l'avvenire tutto quello che tiene, predica e insegna la Santissima Cattolica ed Apostolica Chiesa. Ma perché da questo santo ufficio, per avere io, dopo d'essermi stato con precetto degli stesso giuridicamente intimato, che omninamente dovessi lasciare la falsa opinione che il sole sia centro del mondo, la falsa opinione che il virus sia un'invenzione di questi farabutti, e che si muova, e che non potessi tenere, difendere né insegnare in qualsivoglia modo, né in voce né in scritto, la detta falsa dottrina, e dopo d'essermi notificato. Ricordiamoci che i Tolomei, attorno al 300 d.C., questa data esatta non me la ricordo, avevano scoperto, basandosi la visione tolomaica. No, la visione tolomaica, ma avevano anche basandosi su ricercatori tipo Archimede, esattamente, e così via, la sfericità della Terra, e quindi la percorribilità in un unico senso di tutto il perielio, no? Certo. Non il perielio, scusa, il perimetro. Vabbè, il perimetro esterno della, quindi sì, la possibilità di navigare in giro del mondo, non pensando di cadere nei sargassi, nel mar dei sargassi, no? Esatto. Come pensavano dopo le porte d'Ercole. Sì. E quindi il concetto della rotondità della Terra. Quindi nel 300 dopo Cristo, se fosse nato Cristoforo Colombo nel 300 d.C., avrebbe potuto navigare già, perché allora i concetti che esprimeva Cristoforo Colombo nel 1492 ancora non riusciva a farli capire. Esattamente. E la Chiesa Cattolica l'ha potuto poi ammettere sotto, perché pare che il signor Cristobal Colombo, come dicono gli spagnoli, in realtà era figlio Papa Cibo. Papa Cibo genovese, finanziere non a caso, e usuraio, non a caso Papa, e l'ha finanziato lui, pare che non è stata Isabella e Ferdinando, ma c'è scritto, ma proprio Cibo, Papa Cibo, che gli ha dato la grana. C'è proprio scritto negli atti ufficiali, c'è scritto che il convincimento alla regina Isabella, alla regina super cattolica fatta poi santa, ma per altre ragioni, Per altre ragioni. Il convincimento, ma perché ha ammazzato qualche migliaio di arabi poveracci, arabi e di ebrei e giudei, certo. Allora, i marrani, esattamente, il marrano, fin di cappa e spada, ogni tanto ci vogliono anche questi. E si dice appunto che la regina Isabella e il suo augusto consorte furono convinti dai messi del Papa. Sì. Quindi più chiaro di così. Hanno tergiversato per 4 o 5 anni. E contemporaneamente abbiamo anche motivo, perché l'esempio hanno cambiato idea. Dell'uovo di Colombo, che è uguale, è importantissimo. Proseguiamo. Sono stato giudicato veementemente sospetto d'eresia, cioè d'aver tenuto e creduto che il sole sia centro del mondo ed immobile, e che la terra non sia centro e che si muova.
Pertanto, volendo io levar dalla mente delle eminenze vostre ed ogni fede cristiana ed ogni fedel cristiano questa veemente sospizione giustamente di me conceputa, con cuor sincero e fede non finta abiuro, maledico e detesto, abiuro, maledico e detesto. E questo è il terrapiattismo. Ma anche in terminologia alchemica. Il falso virus. Vedi che le cose sono sempre le stesse, i meccanismi sono cambiano nome, cambiano aspetto, ma quello è il concetto filosofico. C'è un dato importante, il fatto che noi vinciamo, dato il fatto che lungi dall'indurre delle persone a rinunciare alle proprie idee, per cui non c'è uno di quelli che hanno contestato l'operazione in atto dai governi europei e mondialisti di attribuzione al virus e la responsabilità di certe morti, eccetera. Al contrario di quei tempi dove le persone o venivano bruciate o rinunciavano alle loro idee, qui ricordatevi la rivoluzione in atto, che nessuno ha mai rinunciato alle loro idee, alle sue proprie idee nei confronti della falsa pandemia. Chiaro? È bene che si sappia. Con cuor sincero e fede non finta abiuro, maledico e detesto i suddetti errori ed eresie, e giuro che per l'avvenire non dirò mai più né asserirò mai cose tali per le quali si possa aver di me simil sospitione. Ma se conoscerò alcun eretico o che sia sospetto d'eresia, lo denoterò a questo Sant'Uffizio. Bene. Avete capito? L'avevano proprio massacrato. Beh, l'hanno massacrato e lui ha ragione, ma l'obbligo di denunciare chi pensa in maniera differente è tipicamente cristiano. E con questo io vorrei concludere. Qua chi mal i pans, certamente, quando uno pensa male è giusto andarlo a denunciare, succede. Chi è che stabilisce cos'è male? Qual è il pensiero male? Lo dice il Sacro Scoglio, lo dice il Papa, l'ha detto il Franceschiello. Più di così cosa vuoi? Dalla vita. Allucinante. Va bene. Con l'autorizzazione della Madonna. In futuro parleremo anche di questo. Oggi no, perché i nostri amici saranno già stanchi. Questo è una cosa importantissima, perché è un libro che è stato scritto nel 2002, dove spiega in maniera chiarissima il progetto che ha come conforto e sostegno le industrie farmaceutiche indirizzate a vendere i vaccini. Questo genere di progetti noi lo sappiamo bene, ma forse chi ascolta magari alcuni sì e altri no, partono sempre con una predisposizione graduale dell'ambiente in cui andare poi a inserirsi con il calcio di rigore finale. Esatto. Cioè praticamente la cupola occulta che governa i governi, che controlla i governi, predispone legalmente, legislativamente, tutta una serie di punti di riferimento di giurisprudenziali e legislativi che permettono poi, nel momento in cui viene dato il colpo di scena finale, che, di avere la legge dalla propria parte. Quindi certo. Poter dire, ma lo vedi, questo è previsto pure dalla legge. Certo. Solo che la gente normale non sa che magari quella legge lì, come quella del 2016 per quello che riguardava l'Organizzazione Mondiale della Sanità come modalità, diciamo, come viene, peraltro conquistata segretamente da Bill Gates e dai soldi di Bill Gates. Il protocollo praticamente che c'era precedentemente al 2016 è stato modificato prima che lo comprasse Bill Gates, era che l'epidemia doveva espandersi in maniera decisiva, truculenta, truce, tremenda, certo, con mortalità altissima a livello di 1 su 10, 1 su 5. Quella è un'epidemia. Certo. Ma è una pandemia, epidemia e pandemia. E quindi bastava che fosse stato in un unico paese, ma in quel paese veniva
allertata tutta una serie di cose per cui andavano poi in vigore certe procedure. Invece che cosa hanno fatto? Che nel 2016 hanno cambiato il protocollo e quando appunto è arrivato il signor Bill Gates ha detto no, qui cambiamo tutto, si fa esatto. come dico io, e hanno fatto Bill Gates con i soldi un nuovo di Soros. Protocollo che dice che non è necessario che ci sia un'altissima mortalità in un paese, ma che questa epidemia si è estesa contemporaneamente in più di 20 paesi. Che cazzo vuol dire? Non è tutta una menzogna. Basta che ci sia un morto per paese, cioè, trascinano il morto, lo fanno infettare un altro in un altro paese, basta che ci sono 20 morti, hai proclamato la pandemia e l'emergenza, lo stato di emergenza. Ma sei matto? E questo è successo. No, sei criminale, non sei matto. Sei un criminale. Ma soprattutto concomitante con questa cosa qua, hanno predisposto il terreno con una nuova legge italiana sulla decretazione della legge di emergenza o sanitaria o di altro genere. Esattamente. Ma, fra l'altro, siccome non sono manco capaci i nostri cari legislatori, che hanno fatto? Hanno fatto una travisazione completa di la logica, la semantica non c'entra assolutamente niente in questo, cioè la razionalità va proprio a puttane, come si dice. Insomma, che è successo? Che nel 2018 viene riformulata la nuova legge sulla definizione delle competenze della protezione civile, la quale che allora fino ad allora tutti i problemi sanitari o di igiene o di altro genere erano demandati all'Istituto Superiore della Sanità, che attraverso le sue varie deviazioni, le sue varie manifestazioni amministrative, poi gestiva la cosa. Invece che cosa hanno fatto? Hanno tolto le competenze all'Istituto Superiore della Sanità, che aveva i mezzi, gli uomini, le conoscenze, le risorse, tutto, e non c'aveva bisogno di niente, doveva solo essere allertata o non allertata e poi proclamato o non proclamato lo stato di allerta e di emergenza da parte del governo. Invece che cosa hanno fatto? Hanno sottratto queste competenze all'Istituto Superiore della Sanità e l'hanno messa in capo alla protezione civile, che non c'aveva né gli uomini, né le risorse, né le conoscenze, né la tecnica, né gli strumenti e tutt'altro, ed è con lì che cazzo è successo. Intanto nel frattempo avevano svuotato il personale sanitario dagli ospedali, esatto. Avevano ridotto i numeri di ospedali, la capacità di letti complessivamente a livello nazionale, togliendo circa 10.000 posti letto, e con tutto il personale specializzato. Con lo scopo di terrorizzare la popolazione. No, è stato Oddio, fatto non ci sono perché stava lì tutto già predisposto, arriva il testa di cazzo della situazione e dice no, da oggi c'è il pericolo dell'epidemia, basta. Chiudiamo tutto, blocchiamo tutto perché non abbiamo la possibilità di internare, di curare, di prevenire e così via, e quindi intanto chiudiamo tutto. E poi succede quel che succede, il protocollo di gestione della cosa, sia sanitario che per il controllo della popolazione, ci pensa la protezione civile. Ma che cazzo vi è venuto in testa, brutti figli di puttana? Ed è questo che hanno fatto, questo è successo in tutte le occasioni a livello storico. Da quando esiste la storia hanno predisposto, infatti per esempio Nerone, esatto. Nerone c'aveva Seneca come tutore, ma Seneca era odiato perché era una persona intelligente e Nerone è una grande cultura, e lo stesso Nerone, e quindi l'invidia, l'accidia, chiamiamolo come cazzo ti pare, ha fatto trasformare un grande imperatore nel corso della storia in un un depravato, sì. Corrotto che suona la cetra mentre Roma brucia, ma magari l'avrà pure fatto ed era contento. Io sono d'accordo con lui, perché un incendio a settimana avveniva a Roma, infatti c'era il corpo dei vigili del fuoco, ricordate, no? In quelle case ultra abitate, otto piani fatte in legno, infatti all'ultimo piano ci abitavano non all'attico quelli più ricchi, ma quelli più poveri, certo. I ricchi abitavano al piano terra, in perché modo dovevano scappare. Quindi noi lo sappiamo a Ostia Antica di queste cose, delle insule ce n'è quante ne vuoi. Quindi questo per dire che viviamo da sempre immersi in una società controllata dall'alto, che dall'alto predispone la legalità, l'ufficialità, la crismicità. Avete capito? E finisco leggendo una frase sul retro di questo eccezionale libro che è stato pubblicato nel 2002
dove c'è scritto tutto quello che sarebbe successo. L'ambiente era già predisposto. Infatti, è qui che viene denunciato. Tutti i mass media si sono concentrati per mesi su queste notizie allarmanti, con un'insistenza veramente straordinaria. Ma quanto c'è di vero in tutto ciò? Nel dubbio lo lasciamo la risposta niente, ai nostri amici. No, ve lo dico io, niente. Di legale non c'è niente, di logico non c'è niente, di razionale e funzionale alla soluzione del problema o dei potenziali problemi non c'è niente. Oddio, il virus c'è, ma è un banale virus. Ma io ce l'ho avuto, lui si è ricoverato in ospedale che poverino, insomma, comincia a avere un po' d'anni, ma io ho fatto il virus del coronavirus nel 2019. Io nel 2019 ho preso il virus, che voi accettiate o lo riteniate vero o meno, non me ne frega niente. I sintomi che io ho provato in quei 3 giorni che avevo la febbre a 39,5 sono quelli esattamente che ha subito lui e tutti gli altri. Quindi, e io di influenza ne ho avute nel corso della vita, ma un'influenza così pesante, così feroce, non ce l'avevo mai avuta. Ma mi sono curato con 2 aspirine. 2 aspirine. Sarebbe stato meglio il chinino, ma in ogni caso tre giorni a letto mi è passato tutto. Ci ho avuto poi il catarro per mesi, questo è vero. Scatarravo almeno per altri 3 o 4 mesi, esatto. Continuativamente, però i polmoni non ci hanno avuto più nessun problema, non ho avuto trombosi, non ho avuto perdite di sangue, di niente. Quindi si può curare tranquillamente con qualunque medicinale anti-influenzale. Pace e bene. So long. Laudetur Priapus. So long.